Volando TV, siamo qui alla Tellina con Giovanni Baglioni, ma musicista per caso o per convinzione? Ma entrambi, il caso e poi successivamente la convinzione o forse il contrario. No, penso prima il caso, poi la convinzione. Vabbè, però me la devi spiegare sta cosa. Sì, allora, ma il caso su tutti è stato quello intorno ai 20 anni, quindi un po' tardivamente, la ricezione da parte mia di un disco di un grande chitarrista solista australiano che risponde al nome di Tommy Emmanuel. E che per me insomma, ha rappresentato un po' una folgorazione musicale perché ho visto una maniera di fare musica con la sola chitarra acustica, appunto, che non pensavo possibile. Non è certo il mio primo contatto con la musica, insomma, no? Sia da fruitore che da parente, anche sono in contatto Ma con la tu sei musica. autodidatta, da quello che so. Ma in un primo ci sono state varie fasi, ci sono state fasi di studio con maestri e fasi di grande appassionamento e approfondimento anche con la fatica e col sudore da soli. Ne cito due o tre. Il mio primissimo maestro di quando sono stato bambino di chitarra classica, che si chiama Stefano Principini, ho rincontrato per caso, ritornando al caso, per strada ha detto che suona della musica medievale adesso, ma ancora non sono riuscito a rincontrarlo. E fino all'ultimo, forse il più importante e significativo proprio per il mio percorso da chitarrista acustico solista, Pino Forastiere, che mi ha fatto conoscere anche tanti altri maestri americani, Tu canadesi. menzioni spesso nelle tue interviste, infatti, penso che sia una pietra miliare della tua musica, Sì, no? assolutamente, un grande punto di riferimento che poi mi ha fatto approdare anche altre esperienze e punti di ispirazione. Guarda, io quello che mi ha colpito di te, vedendo dei video, perché in realtà io lo dico qui, non ti ho mai visto dal vivo, ma verrò a vederti giovedì alla Terrazza delle Arti perché sono curiosissima. Perché ho visto dei virtuosismi che fai con la chitarra, è veramente sei abilissimo. Con tuo padre ho visto che lo hai accompagnato in una, diciamo, canzone famosissima. Metto in difficoltà i miei ospiti, no, i miei ospiti, io ero ospite ovviamente in quel caso. Ma sì, virtuosismi tu Hai messo in dicevi. difficoltà tuo padre anche un No, pochino, è dai. difficile, insomma, un grande professionista è difficile da mettere in difficoltà, non era neanche quella l'intenzione ovviamente, ma virtuosismi tu dicevi giustamente, sì, c'è anche un aspetto molto spettacolare che non vuole essere uno specchietto per le allodole perché sono tutte poi funzionali al risultato musicale, queste tecniche, anche questi battimenti sulla chitarra ai quali forse tu fai riferimento. È chiaro che anche la spettacolarità è un aspetto stiamo spettacolando TV, insomma. Mi sembra giusto. Se non ne parlassimo sarebbe un'onta quasi, quindi è sicuramente un aspetto interessante di cui io per primo sono stato colpito da questa cosa, sono stato attratto, ma poi ho visto anche l'importanza che ha per il risultato musicale, appunto. Un risultato musicale lodevole, anche perché so che tuo padre, scusami, ma ne faccio menzione, durante i tuoi concerti poi ti mandava dei messaggini, perché quando ti veniva a vedere rimaneva colpito dal tuo estro e dalla tua fantasia musicale. Ma lui più che altro. Allora, lui si fa mandare dei messaggi sui risultati delle partite solitamente, se ci sono delle contemporaneità di spettacoli e partite. No, sì, è venuto a vedermi qualche volta, anche in alcuni dei primi concerti, nei quali forse ero un po' più. Non direi titubante, però insomma un po' più nervoso, un po' più emozionato, e diciamo che i suoi pareri, a cui peraltro io ovviamente do un certo peso. Sono stati sempre piuttosto positivi, non è uno che regala facilmente, quindi se gli è piaciuto sono contento. L'ultimo al quale ho assistito è stato recentemente al Salone Margherita, è stato un bel concerto e anche lì era presente, è stato molto soddisfatto, insomma. Quindi ha tutta la tua stima, papà, insomma. No, io ho tutta la sua stima. Ma No, vabbè, anche il contrario, anche il ovviamente. contrario, Sì, se no quindi. non avrei mai suonato con lui, insomma, Senti, cioè. una particolarità che esula dalla musica. Io so che tu sei un appassionato di videogames. Maledizione, mi hai sgamato. Infatti non vedo l'ora di finire il concerto, così poi posso ridedicarmi alla mia vera passione. Così l'ho definita, la mia vera passione nell'ultima. Sì, è vero, è una cosa che è un mondo che mi affascina molto. C'era anche un po' in questa canzone, mi è stata dedicata in fondo questo giochi elettronici è stata forse la parte più profetica. Sì, è un mondo che mi interessa molto, mi ha sempre appassionato anche, come dire, non la condivisione, l'immedesimazione che ti può creare avere il controllo di un personaggio,
Tante volte anche così ti giochi di ruolo, ecco, sono interessanti perché c'è veramente una compassione quasi delle sofferenze e dei trionfi. Quanto te ti dedichi quotidianamente al, diciamo, ai videogames? Mannaggia, speravo che mi dicessi la musica. Ok, Beh, vabbè, la musica poi ne ma non lo so, ma per fortuna in questi giorni ero fuori e mi sono un po' distaccato, se no anche un bel po', ma è anche un'occasione un po' sociale alle volte, insomma, tutto è diventato un po' sociale in questi tempi, quindi anche il cosiddetto online, no, si ha a che fare con persone. Vero. Sono state anche, ho conosciuto anche musicisti in questa maniera. Come te la cavi con i social network? Ah, quelli abbastanza male. Abbastanza male, no, ma scusa, ti racconto questa cosa perché è Sì. divertente. Perché giocando appunto a videogioco ho conosciuto un bravissimo pianista svedese. Ah. Poi non l'ho mai incontrato nella vita reale, però insomma abbiamo avuto modo poi di, anche se quello era l'approccio, di Vi parlare. siete contaminati musicalmente, No, allora. questo ancora non direi. Ci siamo conosciuti reciprocamente, insomma, ci siamo fatti anche dei discreti complimenti. Però ritorno alla domanda che mi hai fatto, che me la rifarei adesso perché mi sono scordato. Quella dei videogames, quanto tempo Ah dedichi no, quello ho a... già risposto, cioè l'avevo già abbastanza deviata, no? No, non sì. ero. No, non eri, non Sì, eri dai, deviata, un bel dai. un po'. Un Un bel po'. po'. Torniamo invece alla canzone a cui tu sei più legato. È ancora l'insonne? E beh, è quella che mi emoziona di più quando la riascolto. Però era anche il momento di guardare un po' oltre. Questo pezzo al quale tu fai riferimento è del primo disco, Anima Meccanica, che è l'unico pubblicato fino Che ha adesso. avuto molto successo. Sì, abbastanza. Ovviamente va commisurato anche alla fetta di mercato che questo tipo di musica abbraccia, che io però spero anche di poter dare il mio contributo per ampliare un pochino, perché è sempre considerata musica di nicchia, ma secondo me così tanto di nicchia non è. In fondo la nicchia è quella che viene rappresentata come tale, perché se ci sbomballassero con le heavy rotation di qualunque cosa, secondo me purtroppo, no, purtroppo, è un po' nell'indole umana, cioè i gusti sono anche molto influenzati da ciò che ci si Sei propone. andato a vivere da solo? No, perché mia madre non se ne va di casa. Paola Massaro non se ne va di Uno casa. dice, ma scusa, hai 30 anni e non te ne vai di casa. Mia madre ce n'era 60, non se ne va di casa. No, no, guarda, ho sempre stato una cosa che contavo di fare quando ce ne fosse stato un motivo, il momento magari della condivisione, dell'esperienza, sai, la convivenza con gli amici, forse è passato anche come tempo, Dai, sicuramente siete sarà il entrambi momento. conservatori, sia te che mamma. Ma questo non te lo saprei dire, però insomma ti dicevo, il momento così di un mio nucleo familiare sarà sicuramente quello che mi spingerà verso questa soluzione. Allora, ricordiamo l'appuntamento di giovedì prossimo alla Terrazza delle Arti e al Palazzo dei Congressi, peraltro uno splendido scenario Sì, sopra le nuvole, dai. sì, l'ho definito secondo me brillantemente, mi dovrebbero mettere come ufficio stampa della razza, un ambiente austero, quasi minimalista, eppure molto affascinante. Molto affascinante. E qui tu cosa darai ovviamente adesso alla tua musica? Cosa farai? Quali saranno i pezzi più conosciuti dei tuoi fan? Ma sicuramente quelli tratti dal primo disco, ma anche appunto, come ti dicevo prima, guardare un po' oltre e proporre dei brani che saranno presenti nel prossimo. Dei virtuosismi da non perdere, quindi mi raccomando, il prossimo appuntamento quando sarà invece? Il prossimo verso fine luglio, il 31 in Abruzzo al Colonnella Jazz Festival, poi sarò anche ospite a Cabaret Amore Mio a Grotta Mare, patrocinato dal mio, posso dire, penso, senza temere smentita, amico Enzo Iacchetti, e poi altri appuntamenti che insomma internet è molto facile da consultare per aggiornarsi. Va bene, io non mi perderò quello di giovedì 16 alla Terrazza delle Arti a Palazzo dei Congressi e sarò in prima fila da perché so, sono curiosa di sentire i tuoi virtuosismi. Dai. Controlleremo, controlleremo. Ciao Giovanni. Ciao, grazie a voi.